Si è conclusa nell'aula magna del liceo Galileo Galilei di Piedimonte Matese con la consegna delle targhe la sesta edizione del premio letterario Bruno Miselli. La manifestazione, come avete visto dalle immagini, si è aperta con l'inno nazionale suonato dai ragazzi del liceo musicale diretti dal maestro Antonio Di Cerbo e i saluti istituzionali della vicepreside del liceo Claudia Santomassimo, quelli di Nina Miselli, fondatrice del premio, del presidente della commissione Lino Diana e dell'assessore alla cultura del comune di Piedimonte Matese Loredana Cerrone. Numerosi i premi assegnati, la targa per la medicina è andata al neurochirurgo Roberto Biagio Carangelo, lo sport a Geppino Corbo della pugilistica matesina premiato dal presidente Lino Diana. Il giornalismo è invece andato ad Antimo Della Valle, giornalista e scrittore storico, consegnato dalla padrona di casa, la vicepreside del liceo Claudia Santomassimo. La targa per la letteratura quest'anno è andata invece a Sergio Camillini ed è stata consegnata dalla dottoressa Patrizia Maiorano, mentre il premio per la musica è stato assegnato a Gianni Leccese e consegnato dal presidente dell'Associazione Matese in Movimento, Angelo Milo. All'attrice di Gomorra e l'amico geniale, Sara Falanca, il premio per il cinema e il teatro per la sua straordinaria carriera. Non ultimo, il premio speciale istituito anche quest'anno è stato assegnato alla soprano Angela Cuoccio e consegnato da Nina Miselli. L'appuntamento è per il prossimo anno. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it.